inizio ad avere un po' di fastidio alla testa. Questo fastidio passerà, passerà, passerà. 11:30, mezzanotte più o meno se ne vanno via, ragazze. Io vi giuro. Allora, ragazze, non volevo assolutamente creare suspense, ma era finito lo spazio nella memoria. Quindi sono andata giù, ho scaricato tutto, ho formattato la scheda e mi sono resa conto appunto che stava venendo già una cosa abbastanza logorroica e pesante, quindi ho deciso di dividere in due questo video, dato che appunto ho molte cose da dirvi. Eravamo rimaste al mio compleanno. Insomma, verso 10:30-11, anche 11:30 sono state, vanno finalmente via. Finalmente non perché non avessi appunto piacere di stare assieme, ma perché vi giuro non ne potevo più. Un male che io non auguro neanche al mio peggior nemico. Io soffro, non soffro spesso di mal di testa. Il problema è che quelle volte che mi prende il mal di testa, ragazze, io muoio. Cioè mi prende una cosa spaventosa che mi viene addirittura. Aspettate che mi siedo. Oh, che mi siedo un pochino meglio. Mi parte un mal di testa che mi viene addirittura da vomitare. L'unica cosa che posso fare per farmela passare, oltre a prendermi un Moment 400, è quella di buttarmi giù e dormire fino a quando non mi sveglio. Fatto sta che in gravidanza il Moment non si può assolutamente prendere. Quindi mi sono tenuta sto male, ho detto passerà, passerà. Non è passato. Anzi, sapete cos'era quel mal di testa che io avevo? Era semplicemente un raffreddore non curato, come si deve, che è diventata una bellissima otite acuta di quelle che veramente aiuto. Cioè, vi giuro, io ho già fatto un figlio parto naturale. Vi giuro, il male di quell'otite lì io non lo auguro a nessuno. Veramente, c'è cioè, una cosa allucinante. Mi è partito sto mal d'orecchio sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Ho provato a dormire, non ci riuscivo, sono andata alle 4 del mattino, piangevo, piangevo del male, non, quindi lì ci ho compiuto gli anni, mal di testa, ho sopportato e non ho dormito tutta la notte, tutto il giorno successivo, la notte che sono appunto andata a letto, la seconda notte. Piangevo del male, non sapevo più cosa fare. Avevo preso la tachipirina 1000 perché so che appunto in gravidanza l'unica cosa che potevo prendere sicuro perché me l'avevano dato anche con Alessandro era la tachipirina. La tachipirina faceva effetto 10 minuti, 1000, 1000, 10 minuti e poi basta. Un male atroce. Al che quella notte alle 3:30 che piangevo. Sveglio Manuel, gli dico, io devo andare in pronto soccorso. Lui mezzo rincoglionito, o anzi tutto rincoglionito, mi risponde, tanto cosa vuoi che ti facciano? Al che lo mando a quel paese, mi alzo, mi metto su, mi vesto e vado da sola in pronto soccorso. Vi giuro, la fortuna è stata che non ho incrociato nessuna macchina dall'altra parte perché l'unico mio pensiero era quello di sbattere la testa al muro e per far passare quel dolore lì. Quindi per fortuna non ho incrociato nessuno, ci ho messo 40 minuti quando per andare in ospedale ce ne vogliono circa una ventina, perché proprio non riuscivo a connettere, cioè mi girava la testa. Manuel, molto probabilmente rincoglionito, ripeto, dal sonno, non si è reso conto della gravità della situazione e quindi l'ho perdonato. Però glielo rinfaccerò per tutta la vita e questo lui lo sa, come lui può rinfacciare per tutta la vita il modo in cui ha scoperto che sarebbe ridiventato padre, comunque vabbè, non importa. Sono andata in pronto soccorso, fortunatamente alle 4 del mattino non c'era nessuno, come paziente intendo, e mi vide sto infermiere che hai un'otite.
cos'è che non devi fare quando hai un'otite? Vediamo, commentino qui sotto. Cosa non dovete fare quando avete l'otite? Il lavaggio. Cosa mi fanno? Il lavaggio. Un male. Mamma, quanto male. Cioè, se, vi giuro che se chiudo gli occhi, io sento ancora quel dolore atroce. Grido, perché appunto mi fanno sto lavaggio per provare a togliere sto tappo. E io grido. Aspettate, l'intelligenza mia del giorno prima, aspettate, ecco cosa è successo. Avevo appunto sto male, sto male, sto male, sto male. Cosa avevo a casa? I coni, quelli là di cera, che servono appunto per la pulizia dell'orecchio. E avevo questa sensazione di appunto tappamento, quindi decido di farli perché ad agosto del 2017, tornata dalla Croazia, ho avuto una leggera otite, un leggero problema e avevo risolto appunto con questi coni. Mi ricordo che a casa, visto che mi erano serviti, li avevo riacquistati, li avevo tenuti in caso di emergenza, quindi ho fatto questo cono che ha fatto solo peggio. Ha fatto solo peggio. Non ho risolto niente. E in più poi vado in pronto soccorso e mi fanno sto lavaggio. Perché appunto dicono che c'è sto tappo che non si riesce a vedere bene perché ero tutta infiammata. Mi fanno il lavaggio, grido perché mi fa male e mi fanno vabbè, adesso venga un attimino di là, facciamo le carte, vado a casa. Andiamo in un'altra stanza, mi siedo e inizio. Ah, premetto, quando sono arrivata al triage ho avvisato subito che sono incinta, che ero incinta appunto, che ero in gravidanza. E fatalità, avevo appena iniziato cioè, avevo appena passato il terzo mese, quindi ero appena entrata nel terzo mese, come che, insomma, la parte pericolosa, diciamo, l'avevo più pericolosa, l'avevo superata. Mi siedo e faccio, guardate che io non sto mica tanto bene. Dopo avermi fatto il lavaggio, mi sono dimenticata, il signore medico lì che era lì mi ha dato il Toradol, che io non voglio neanche sapere se in gravidanza si può usare o meno. Non lo voglio sapere, mi ha dato 10 gocce di Toradol. Andiamo in questo stanzino, mi siedo e gli faccio, guardate, scusate, guardate che io non mi sento bene. Stia seduta, mi rispondono. Sì, ho detto io sono seduta, ma guardate che io inizio a vedere tutto nero, mi sto sentendo male. Al che mi fanno distendere e mi fanno una flebo di tachipirina 1000, tenendo presente che io poco prima avevo preso una pastiglia di tachipirina 1000 e mi avevano dato il Toradol. Ok, quindi questo è quello che è successo. Mi dicono di ritornare il giorno successivo per farmi vedere appunto dall'ottorino. Resto in ospedale fino alle 6 del mattino sotto flebo. Mi hanno fatto prima la tachipirina, poi mi hanno fatto la fisiologica. Cioè, mi sento con Manuel, che allora si è reso conto che la situazione era un po' sì, da non sottovalutare come aveva fatto lui. Alessandro intanto stava dormendo, lui alle 6:30 dovevo partire per andare al lavoro, gli scrivo, guarda che appena finisco la flebo di fisiologica vengo a casa e quindi siamo riusciti a organizzarci così. Ho finito con calma, piano piano, sono partita con la mia macchina, sono tornata a casa, avevo la tachipirina in corpo che mi aveva calmato il dolore, riesco finalmente a dormire, quindi mi butto giù, dormo, passa l'effetto della tachipirina. Il dolore atroce, devo tornare nuovamente in pronto soccorso. Intanto Alessandro è andato all'asilo, non mi ricordo se l'ho portato io, l'ha portato mia mamma, non mi ricordo, credo mi abbia aiutato mia mamma. E andiamo in pronto soccorso, mi vede l'ottorino, mi dice, mi fa la diagnosi e mi fa prendere l'antibiotico oltre alla tachipirina 3 volte al giorno. Fatto sta ragazza che con l'antibiotico che mi ha dato e la tachipirina 3 volte al giorno non mi era sufficiente, cioè io stavo male,
vado avanti a star male così ancora una settimana, mi sembra, al che sveglio Manu nella notte e dico: guarda che io non ce la faccio più, tenendo conto che io prendevo già l'antibiotico oltre alla tachipirina. Manuel questa volta si è preoccupato, visto che comunque stavo malissimo da una settimana, mi porta in pronto soccorso. In pronto soccorso mi fanno le analisi, tutto a posto, tutto a posto, sempre otite. L'altra volta tra l'altro ero in codice verde, quindi non ho pagato niente. Qua mi fanno analisi, tutto quanto, avevo iniziato ad avere chiaramente le fitte, perché nel frattempo prendevo anche lo Spasmex, perché appunto avevo dolori ovunque. Questa qua mi mette in codice bianco, mi fanno analisi, mi fanno tutto quanto, mi fanno anche una visita appunto per le fitte, ginecologica per le fitte. Fortunatamente il bimbo tutto bene e niente, finisco di nuovo in barella con la tachipirina 1000. Le analisi erano tutto a posto, c'era appunto questa infezione, dovevo aspettare l'ottorino, quindi io sono andata in ospedale, mi ha portato verso le 4, sempre 4 e mezza di notte. Alessandro ho portato da mia mamma, quindi ho svegliato mia mamma e tutto quanto. Andiamo in pronto soccorso, dovevo aspettare le 8 di mattina per farmi la tachipirina, ho dovuto aspettare le 8 di mattina, quindi poi si sono dati il cambio Manuel con mia mamma, Alessandro ha portato all'asilo, non mi ricordo neanche più niente. Mi vede l'ottorino, mi fa un'altra diagnosi, quindi non era più l'otite interna, era esterna, non ho capito una mazza. Mi cambia l'antibiotico e quindi faccio un'altra settimana di antibiotico, un'altra settimana di tachipirina 1000. Fortunatamente, e in più dovevo fare, mettere anche delle gocce di antibiotico. Fatto sta, ragazza, che io a febbraio l'ho passato così, tra ospedale, antibiotico, tachipirina a bombe, proprio a bombe. E quindi questo è stato il quanto. Passato questo, ho avuto una settimana di tregua, ho avuto poi raffreddori, mal di testa, mal di schiena allucinanti, fitte paurose. E per il resto, ragazzi, una gravidanza meravigliosa. Ecco, quindi quando mi parlate, mi chiedete dei video perché non torno, a parte Alessandro che quest'anno si è integrato benissimo all'asilo, il problema è che si è integrato anche troppo, perché gli è arrivato un bambino che appunto l'anno scorso non c'era, sono diventati amici per la pelle, non riescono a gestirli. Ma non riescono a gestirli non perché sia un disgraziato mio figlio, perché cioè, quando si accendono, quando sono assieme si accendono. Quindi non ho più fatto video, non avevo una manco voglia di fare i video, vi giuro. Magari la voglia c'era anche, ma non... troppe cose da fare. E poi appunto ho passato i primi 6-7 mesi, beh, 6 mesi facciamo, dai, sì, 6 mesi della gravidanza tra divano, letto, letto e divano. E ora devo fare tutto quello che non ho fatto in questi mesi, perché c'è una casa da mandare avanti, non riesco più a chinarmi. Ah, ecco, finito tutto questo casino, fitte, otite, dolori, febbre e quant'altro, intanto Alessandro nel frattempo si è malato non so quante volte, è iniziato il caldo e sono iniziati i problemi pesanti di ritenzione dei liquidi. Infatti, se mi seguite su Instagram, avete visto le foto, sono andata al matrimonio della mia amica collega, io ero in infradito in Havaianas, sono riuscita a tenere su dei sandalini carini solo per la cerimonia, poi sono finita in Havaianas. Io ho i piedi che sono una cosa allucinante, allucinante. Ho chiesto gentilmente ai ginecologhi, a tutti quanti, cosa posso fare, cosa posso fare, tenga controllata la pressione, che non sia gestosi. La pressione mia fortunatamente è perfetta, la sto tenendo controllata, però questo problema non si risolve. Adesso che fortunatamente inizia, piove, è un po' più freschino, le temperature sono abbassate, il problema si è un po' poco, è un po' diminuito, però io vi giuro ho i piedi che fanno
Cioè, sono una cosa allucinante. Vi metterò magari qualche foto qua. Comunque, ripeto, su Instagram vedete le foto di questi piedi che sono peggiorati da giugno. E quindi ho tutto questo gonfiore, questa ritenzione. Cioè, se io mi tocco la pelle rimane gialla, come si dice, un bel po'. Cioè, sono di un gonfiore allucinante. Tra l'altro, l'altro giorno stavo stirando e mi è caduto anche sopra il piede, perché non mi faceva già male di suo, il cosino della foppa pedretti per stirare le maniche delle camicie, per intenderci. Ecco, quindi mai una gioia, cioè proprio veramente grazie per questa, cioè per la possibilità che ho di ridiventare mamma, però mannaggia la miseria, ti prego, una gioia. Quindi questo è il riassunto di questi mesi. Ora stiamo chiaramente preparando un po' la casa, l'arrivo di Tommaso. Probabilmente sarà Tommaso, siamo ancora incerti sul nome. Abbiamo alcuni nomi. Alessandro non vuole sapere, cioè lui vuole scegliere il nome, ogni giorno me lo cambia, lo chiama muro, vestito, cioè gli dà nomi assurdi, vabbè, non importa. Però è fissato con Matteo. A me Matteo non so perché piace, non piace. Tommaso è l'unico, diciamo, Tommaso e Marco sono gli unici due nomi che ci trovano di comune accordo. Sto parlando di me e Manuel. Se devo guardare Alessandro, Alessandro vuole chiamarlo con nomi assurdi, vabbè, non importa. Cos'altro vi volevo dire? Ah, come l'ha presa Alessandro? Allora, inizialmente abbiamo provato a dirgli: guarda, e se ti arriva un fratellino? No, 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 ci sono già io. La sua risposta è: ci sono già io. Ok, quindi abbiamo detto: ma guarda che okay, ci sei tu, sì, ma se ti arriva un fratellino poi ci giochi assieme, vi volete bene? No. Allora un giorno lo prendiamo da parte e gli chiediamo: ascolta Alessandro, ma perché non vuoi un fratellino? Perché ci sono io. Ma sì amore, ma tu ci sei comunque? Cioè il suo timore era che arrivando un altro bambino, lui dovesse andarsene. Quindi gli abbiamo spiegato che questo non sarebbe mai successo, che comunque lui rimaneva, anzi doveva, cioè diventava fratello maggiore, aveva tante responsabilità, avrà tante responsabilità. Insomma, questa cosa comincia a metabolizzare la cosa. Non sapevamo chiaramente ancora sesso, se era maschio o era femmina. Se è una femmina te la tieni, mi ha detto. Non voglio saperne niente, io voglio un fratellino. Insomma, viene a fare la morfologica, andiamo a fare la morfologica, sta a casa dall'asilo perché deve venire anche lui, deve vedere. La prima domanda che fa quando entriamo è un maschietto? Fortunatamente è un maschietto, quindi lì comincia già a essere un po' più contento, va a scuola, lo portiamo all'asilo, lo dice a tutti che gli arriva sto fratellino, e quindi tutto contento. Fatto sta che comunque Alessandro ogni giorno ci chiede qualcosa sul fratellino. Settimana scorsa è successo che mi fa: mamma, 4 anni e mezzo, mamma, ma da dove esce il fratellino? Sto facendo il corso per parto, anche se l'ho già fatto, sto seguendo solo alcune lezioni, e il ginecologo ci ha detto: vi prego, non prendete in giro i bambini, perché l'ignoranza che è diffusa in merito alla sessualità è dovuta proprio a questi tabù che ci sono stati in tanti anni. Quindi io ho cercato nel modo più carino possibile di spiegargli come nascono i bambini, e lui chiaramente aveva tante domande da fare. Mi ha chiesto se non mi fa male, come faccio a farlo uscire dalla pancia, e io ho cercato, mantenendomi il più vicino alla realtà possibile
e nel modo più carino possibile di spiegarglielo, e lui questa cosa l'ha capita. Infatti l'altra sera stavamo guardando, perché su Rai 4 danno Desperate Housewife, che è una delle mie serie TV preferite, di cui ho tutti i cofanetti, c'era questa scena del parto. Io stavo parlando con Manuel, non mi sono assolutamente resa conto che stavano facendo appunto vedere una scena dove una delle protagoniste partoriva, e a un certo punto mi giro, lo guardo e vedo che è là, immambolato. E allora gli faccio: ecco, hai visto? Nascono così i bambini. Tenete presente che non si vede, cioè si vede niente, si vede lei che spinge per far uscire il bambino, e che è un po' suda, cosa che gli avevo spiegato, perché lui mi fa: ma scusa, ma non ti fa male a fare uscire il bambino? Ho detto sì, un pochino, ma dopo passa, non ti preoccupare, perché il suo timore è che io abbia male, amore. Ecco, e la prima cosa che fa davanti alla TV, cioè è stata una cosa allucinante, davanti alla TV fa: quando nasce il bambino piange. Ecco, perché l'abbiamo detto più di una volta che piangeranno. Ecco, ma dimmi te se è possibile che la prima cosa che fa il fratellino quando nasce è piangere. Lì, vi giuro, mi sono scompisciata. Scompisciata. È partito, è andato via. È andato di là dal suo papà, che intanto era andato in cucina, e gli fa: papà, ma perché il fratellino appena nasce piange? Proprio scocciato era. È un amore, cioè, ecco, questi sono gli episodi che succedono più o meno ogni giorno. E mi chiede i suoi bisognini, dove li fa e chi lo pulirà, perché lui non vuole pulirlo. Mi chiede dove dormirà, quanto grande sarà, se giocherà a calcio con lui, se potrà andare all'asilo con lui. Quindi noi tentiamo di fargli capire quanto piccolo sarà quando nasce, che quando nasce non riuscirà a parlare, non riuscirà a correre, a giocare con lui. Però questa cosa purtroppo non, secondo me non l'ha ancora chiara. Gli ho fatto vedere tantissime foto sue di quando era piccolo, abbiamo preparato i vestitini assieme. Quindi sì, ha visto quanto piccolo sarà, però non riesce a collegare questa cosa. Cioè, per lui sarà grande, giocheranno assieme, gli dovrà dare da mangiare, e è tenerissimo, perché mi fa: se non gli piace qualcosa da mangiare, glielo faccio, glielo do io, mamma, gli faccio fare l'aereo. Quindi adesso siamo un po' sotto sopra, perché appunto stiamo preparando la casa. All'arrivo dobbiamo montargli il letto singolo ad Alessandro. La culla, devo sistemare nuovamente la culla, che andrà qui in camera, e poi preparare comunque anche il lettino che andrà in camera con Alessandro. Stiamo facendo tante tante cose. Dovremmo fare tante tante cose. Io dovrei fare pulizia e quant'altro, però se mi cade qualcosa a terra ho una difficoltà assurda a raccoglierla. Infatti mi aiuta tantissimo Alessandro, perché ogni cosa che mi cade me la prende su lui quando è a casa. Se devo spostarmi, che devo fare qualche, che devo fare il bucato e la cesta dei panni sporchi ce l'ho qui in camera, devo farmi tre piani con la cesta per andare giù, perché la lavanderia è giù, quindi non riesco a essere autonoma come vorrei, perché appunto devo stare anche un attimino attenta, perché non ho nessuna intenzione di cadere dalle scale e farmi male. Ho una fissa continuo con questa settimana 33 più 4. 33 più 4 dovrebbe scadermi il 7 di luglio. Io il 5 ho la visita, quindi sono un po' preoccupatina, perché ho sto 33 più 4 in testa. Con Alessandro la data prevista del parto era il 23 di settembre, io mi sono sognata il 17, è nato il 17, quindi ho sta cosa del 33 più 4 che mi sta facendo impazzire. Poi ripeto, sono tanti mesi che non registro, ci sono tante cose che vorrei dirvi. E queste sono le principali. Poi, se avete domande da fare, chiaramente fatemele pure. Sto già ho già quasi finito di preparare la valigia appunto per l'ospedale. La data prevista è il 21 agosto. Il 20 agosto compie gli anni mia sorella, quindi la data prevista è il 21 di agosto. E niente, se mi seguite su Instagram, io
pubblico molto spesso, ogni tanto faccio anche qualche diretta, infatti mi diverto con alcuni di voi nel periodo in cui ho cominciato a stare un pochino meglio, ho fatto qualche bella diretta e quindi c'è stata una bella interazione. E ho messo sulla bellezza di... Aspettate, mannaggia, 10 kg, 11 kg finora. Tenendo conto che con Alessandro ne avevo messi su oltre 26, posso ritenermi abbastanza fortunata, anche se sono un bidone, ragazze, perché sono un bidone. Reggiseni non riesco più a portarli, infatti porto solamente le fasce perché mi dà fastidio tutto. Ringraziamo il Signore che almeno metto le mutande. Ecco qua il pancione. Sì, lo so che è enorme, ma non sono la Ferragni. Sì, scusate, quello che avete visto appunto sul letto è la custodia della telecamera che avevo appoggiato qua e il telefono che continua a suonare. E bene, cos'altro dirvi? Non lo so, basta, penso di aver parlato abbastanza, anche perché sono le 11 e 13 minuti e io ho iniziato a registrare più o meno alle 9:40, mi sembra di aver parlato abbastanza, ecco, per essere un bel po' di mesi che lo registro. Ragazze, questo è tutto. Io spero, non ve le faccio più le promesse. Spero di tornare presto con un prossimo video. Magari se mi dite cosa volete vedere, cosa vi interesserebbe, tipo, non lo so, parlare ancora della gravidanza, parlare, non so, i vlog. Che tra l'altro, ragazzi, dobbiamo prendere la piscina finalmente. Prendiamo una piscinella, yeah! Così metto i piedi in acqua. Yuhu! Ecco, vlog, aggiornamenti gravidanza dopo appunto le visite che farò il 5 di luglio. E devo fare le analisi perché sono toxo-recettiva come lo ero per Alessandro. Vabbè, e cos'è che volevo dire? Prodotti, no, le scoperte dell'ultimo periodo, le cose che sto utilizzando di più nell'ultimo periodo. Non so, ditemi voi, cose finite, prodotti finiti, acquisti, non lo so, ditemi voi. Io intanto vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto, spero, nel prossimo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!